Ora sul versante sinistro, dove talvolta Solana è stato superato, talvolta da Mancini, talvolta da Vialli. Mentre sulla fascia destra finora sono arrivate poche occasioni per gli azzurri. Adesso sono in difesa. Ottimo pallone per Calderè, gol! Spagna in vantaggio al 36esimo minuto del primo tempo con un gol di Calderè, due volte era stato pericoloso Calderè, rivediamo il gol. Ecco Calderè, bravissimo a infilarsi in area di rigore, non può far niente Zenga, che esce disperatamente incontro al giocatore del Barcellona, giocatore di maggior prestigio di questa squadra, e l'ha confermato, sempre pericolosissimo, e proprio Vialli, il fallo di Sanchis, quindi il calcio di punizione, quasi un corner corto per l'Italia. Vialli, Mancini, Baroni, Giannini nell'area di rigore, ora vi entra anche Matteoli, mentre Donadoni sta per battere questa punizione, arriva in area anche De Napoli. Salta Vialli e poi gol! Dell'Italia, 4 minuti e 20 secondi, ha pareggiato Vialli, riprendendo ancora una respinta del portiere Abbuanedo, che aveva compiuto già un mezzo miracolo. Rivediamo l'azione, la punizione di Donadoni, poi sulla respinta di Abbuanedo ancora irrompe Vialli e con tutta la sua violenza scarica il pallone dentro la rete. Italia 1, Spagna 1, ottavo gol in questo campionato europeo di Gianluca Vialli. Il risultato che comunque ancora si allontana Baldieri, fuori della zona sono rimasti a proteggere la difesa Cravero, Baroni e De Napoli. C'è anche Donadoni che potrebbe anche tirare o ricevere il pallone di Giannini, che probabilmente toccherà lateralmente per Ferri o per Matteoli. Tira direttamente Giannini, gol! Italia in vantaggio, gol di Giuseppe Giannini su punizione. 31esimo minuto del secondo tempo, Italia in vantaggio con Giannini. Rivediamo la punizione, Giannini dopo aver fintato il tocco ha centrato in maniera splendida il 7 all'incrocio dei pali, un pallone radente, imprendibile anche per il miglior Abbuanedo di questa sera. Splendida punizione di Giuseppe Giannini e Italia in vantaggio, 31esimo del secondo tempo, Italia 2, Spagna 1. Rivediamo ancora la punizione che sorvola la barriera e poi va ad adagiarsi in maniera splendida, proprio precisa, sotto la traversa. Una punizione eseguita in maniera magistrale che ha portato in vantaggio la squadra azzurra.